Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Vi presento subito i nostri ospiti di oggi, che sono Marco da Milano dell'Espresso. Buongiorno. Buongiorno. Fabrizio Cicchitto del Popolo della Libertà. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Nicola Latorre, senatore del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Mario Sechi, buongiorno. Giornalista. Buongiorno. Buongiorno. In collegamento da Milano c'è Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Research. Buongiorno. Buongiorno. E fra pochissimo arriverà anche Peter Gomez del Fatto Quotidiano. Di che cosa parliamo? Naturalmente parliamo della sentenza di condanna per Silvio Berlusconi e ve la facciamo però anche risentire, per come abbiamo anche mandato in onda ieri nello speciale, ma ve la facciamo rivedere. In nome del popolo italiano il Tribunale ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza. Visti gli articoli 521,1, 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti, qualificato il fatto di cui a capo A dell'imputazione come concussione per costrizione, ex articolo 317 Codice Penale, nuova formulazione, e ritenuto la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 317 bis, 29 e 32 Codice Penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Visto l'articolo 240 Codice Penale, ordina la confisca dei beni sequestrati a El Marug Karima e Luca Risso. Dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relative alle deposizioni di Passaro Antonio, De Consecao Santos Olivera Michel, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iaffrate Giorgia, Fagioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Lod Miriam, Arminghio Ale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Maria Ester, Rigato Giovanna, Scorchina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta, Apicella Mariano. Dispone altresì la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza ai sensi dell'articolo 391 bis commi 3 lettera E, 4 e 6 Codice Procedura Penale degli atti relativi all'incontro in data 6 ottobre 2010 di El Marug Karima con l'avvocato Luca Giuliante. Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta. Ecco, avete sentito o risentito la lettura di questa sentenza e questo lunghissimo elenco di nomi. Che cosa significa, Marco da Milano, questo lungo elenco di nomi? Beh, intanto diciamo che tipo di giornata è stato quello di ieri. È stata una giornata triste, una giornata triste. Io non condivido anche scene di esultanza che ci sono state davanti al Palazzo di Giustizia, perché la giornata di ieri doveva essere la giornata, in un paese normale sarebbe stata la giornata del privato cittadino Silvio Berlusconi alle prese con un processo con accuse molto pesanti e molto infamanti per lui e legittimamente chiamato a difendersi. E sarebbe stata una giornata drammatica per il cittadino Silvio Berlusconi. Invece il fatto che
Per 20 anni non si è riusciti a risolvere l'anomalia berlusconiana, che non è la presenza di Berlusconi in politica, o non è soltanto la presenza di Berlusconi in politica accompagnata dal suo conflitto di interessi. Ma l'anomalia berlusconiana io la riassumerei così: da un lato c'è un partito, il partito del PDL, prima di Forza Italia, che è un partito in cui nessuno in questi anni si è alzato e ha detto scusate, ha detto quello che i democristiani tedeschi hanno detto a Helmut Kohl a un certo punto, che era accusato di aver prodotto dei fondi neri, era il leader, lo statista della riunificazione, il leader più importante della Germania degli ultimi decenni, ma a un certo punto il suo partito ha detto beh, hai delle accuse. Difenditi da privato cittadino, ma non puoi più guidare il nostro partito. Quindi, da un lato c'è questo PDL, c'è un pezzo importante del paese che non riesce a trovare al suo interno un'alternativa a Silvio Berlusconi. È condannato a essere Berlusconi, berlusconiano, e quindi è condannato, mi si passi il gioco, a essere condannato ieri insieme a lui. Insieme a lui viene condannato un partito, si sente condannato, si sente sul banco degli accusati un partito. Dall'altra parte, nell'anomalia c'è anche l'altro capo del problema, cioè un centrosinistra che non è vero che non ha sconfitto elettoralmente Berlusconi in questi 20 anni, perché almeno in un paio di casi l'ha sconfitto nel 96 e nel 2006. Nel 96 c'era la Lega che era il centrodestra diviso, nel 2006. Sappiamo che la vittoria è stata molto risicata alla Camera, ma insomma, in un certo senso aveva sconfitto elettoralmente Berlusconi, poi l'ha sconfitto in tante altre occasioni, elezioni amministrative e così via, e poi si è suicidato politicamente, cioè non è mai riuscito a costruire un'alternativa politica di governo seria, politica rispetto a Quindi tu Berlusconi. dici che in quella Conseguenza, la sentenza. giornata triste di ieri è che ieri, invece di essere la giornata del privato cittadino Silvio Berlusconi, chiamato a difendersi dalle accuse, diventa la giornata in cui Berlusconi, essendo il pivot del governo Letta, essendo ancora al centro, nel cuore della politica italiana, coinvolge tutto il paese, tutto il sistema politico nella sua privata vicenda personale e giudiziaria. Allora. E la lista dei 32 chiamati, poi magari ne parleremo sul piano, cosa significa sul piano legale e giudiziario. Certo, è una lista dove c'è, nell'81 c'era la lista della P2, questa è la lista della B2, del Bunga Bunga, cioè, si va da giornalisti a parlamentari, c'è un Abbiamo vice sentito ministro degli parte del esteri. Bunga Bunga. No, Come? è un'immagine. Io sto alla lista che ha letto ieri Sì, la appunto, Presidente c'è anche la mia Turri. frate. Beh, ci sono parlamentari, c'è un Sì. vice ministro degli esteri, Bruno Archi, che ha testimoniato che E alla cioè cena con significa che è Mubarak si stata. parlò di rubi. Significa, prego, Cecchito, naturalmente Allora, arriviamo a lei, perché sull'analisi e quello anche. di ieri è la sentenza di un tribunale speciale, di un plotone d'esecuzione. E la testimonianza di questo, poi veniamo al privato cittadino, la testimonianza di questo sta nel fatto che con questo tribunale viene processato non solo per Berlusconi, ma anche i testimoni a difesa, non solo testimoni a difesa. Ma anche un commissario di pubblica sicurezza, la Iafrate, che ha detto delle cose che non vanno bene né al pubblico ministero né al tribunale. Cioè, siamo di fronte ad una cosa assolutamente agghiacciante ed inquietante, perché Berlusconi, o chi per esso, non può difendersi, perché se si difende, produce dei testimoni, questi testimoni vengono incriminati. Quindi questa è la testimonianza di una operazione che di giudiziario ha il termine penale, ma è un'operazione politica giudiziaria e nella quale non c'è la faccenda del privato cittadino Berlusconi. Berlusconi, da quando è entrato in politica nel 1994, ha totalizzato, credo, una trentina, quarantina di processi. Allora, questo dimostra che non è processato come privato cittadino, è processato perché ha preso la guida e la leadership in modo assolutamente imprevisto.
Noi nel 92-94 abbiamo già avuto un'operazione di questo tipo. Tutti i partiti erano finanziati irregolarmente. Nel 92-94 è stata fatta un'operazione giudiziaria per cui alcuni partiti o correnti di partiti sono stati massacrati, altri sono stati salvati. E questa è stata la prima operazione di una vicenda che comincia da allora e arriva fino ai giorni nostri, che ha messo a soqquadro la democrazia del nostro paese. È finita male, purtroppo, la Prima Repubblica, secondo me è fallita anche la Seconda. Ma non c'è una questione privata di Berlusconi, perché uno può avere un processo, se ne ha 30, o è un serial killer, oppure è uno che è oggetto di un attacco giudiziario omicidiale per toglierlo da parte per il ruolo politico che svolge. E quindi non si può operare distinzione tra il PDL... Questo processo non è qualcosa di diverso anche questo processo? Non è qualcosa di diverso anche per Berlusconi questo processo? No, non solo la condanna, ma il fatto della telefonata, il fatto che l'abbia... È un salto di qualità straordinaria questo processo, perché io sfido chiunque a vedere una cosa in cui tutti i testimoni che contraddicono quello che ha detto la Boccassini, che infatti ha dovuto fare una singolare requisitoria. Io quando ho sentito la requisitoria della Boccassini ho detto Berlusconi assolto, perché là c'erano solo dei presupposti, una situazione nella quale i soggetti, diciamo così, che fanno perno, su cui fa perno l'incriminazione, rifiutano il crimine, lo rifiuta la Iafrate, commissario di pubblica sicurezza che non appartiene per niente alla storia del berlusconismo di nessun tipo, che però ha detto che non è stata effettuata nessuna costrizione su di lei. Il soggetto femminile ha detto che non c'è stato atto sessuale e che non aveva comunicato la sua minore età, e non è stata fatta controprova di questa. Una raffica, il perno, insomma, quello che dà il senso dell'operazione straordinaria che è stata fatta, è in questa incriminazione, non solo nel fatto che Berlusconi viene condannato addirittura con una sentenza che è superiore per anni a quella proposta dal pubblico ministero, e inoltre c'è l'ergastolo politico anche. Cioè la eliminazione allora, totale della scena mettiamo politica. Tutto, non diciamo, mi pare che il quadro che lei ha fatto sì, ovviamente è chiarissimo, però soltanto... Ecco, politico. Perché finora lei è entrato nel processo, io parlavo di politica, lei si è messo adesso a parlare. No, ha dato politica. Ragione, mi Beh, pare, alla tesi, indirettamente ha dato ragione alla quando tesi viene di eliminato, Milano. Perché... Quando si attacca il principale leader di uno dei partiti italiani, altro che politica, è la quintessenza della politica. Ah, beh, certo, voglio dire che non è solo questa la cosa. Io do una lettura ulteriore. Quello che sta succedendo è anche un attacco al quadro politico esistente. Io do una lettura nella quale opposta ovviamente attacco, a la lettura Milano, alle larghe intese. Nel senso che aspetta. Si cerca di far saltare anche questo quadro politico, che è l'estremo strumento di salvezza della Seconda Repubblica per superarla, per affrontare dei nodi economici e dei nodi istituzionali che possono essere affrontati soltanto da un accordo fra il PD e il PDL. Questa sentenza è un attacco non solo a Berlusconi, ma anche a questo quadro politico. Allora... vorrei sentire Gomez su questo punto e anche credo che sulla... Non sarà molto d'accordo con me. Non sarà d'accordo con Cicchitto, ma mi interessa, come dire, anche che, visto che siamo andati su doppio piano, su quello politico e su quello anche del merito giudiziario, anche che Gomez spieghi, insomma, la sua lettura proprio dell'impianto della sentenza, alla fine, di come si sono mossi i magistrati e perché questa condanna ancora più dura del previsto, perché era stato condannato, era stata richiesta dai PM 6 anni e invece sono 7 l'interdizione perpetua. E poi questo meccanismo dei testimoni, no? Questi 32 testimoni che dicono, insomma, la falsa testimonianza serve naturalmente a motivare anche la sentenza. Fermo restando che per Berlusconi, come per tutti i cittadini, varia il principio di non colpevolezza, è stato condannato solo in primo grado. Paradossalmente, dal punto di vista tecnico, Berlusconi è stato condannato al minimo della pena,
perché come avete notato dalla lettura della sentenza è stato condannato per concussione per costruzione. Il Parlamento recentemente ha modificato le pene e parte del reato di concussione, portando il minimo della pena per la concussione per costrizione, che è diversa dall'induzione di cui aveva parlato la pubblica accusa in aula e poi aveva modificato in parte con una memoria, a 6 anni, e quindi gli hanno dato 6 anni per quello. Gli hanno dato 1 anno per la prostituzione minorile. Per quanto riguarda l'interdizione perpetua ai pubblici uffici di cui parlava Cicchitto, con quei reati, una volta che tu lo condanni, non puoi non darglielo, perché lo stabilisce il codice, cioè lo puoi assolvere, se lo assolvi non glielo dai, se lo condanni gli devi dare l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, come gli devi dare, ai sensi della legge che sono state modificate dal Parlamento, il divieto in futuro, quando mai fosse condannato in via definitiva, a entrare nelle scuole pubbliche, perché non potrà frequentare minori, perché c'è stata una condanna per prostituzione minorile. Questo lo ha stabilito il Parlamento. Si tratta di vedere se la condanna è giusta o sbagliata, e questo lo sapremo in terzo grado. Sappiamo però un'altra cosa per quanto riguarda i 32 testimoni per i quali gli atti sono stati rinviati alla procura, e questo non vuol dire che siano falsi, vuol dire che il tribunale sospetta che ci siano degli elementi per cui possano essere falsi e si dice facciamo un'istruttoria. Beh, lì per alcuni ci sono dei fatti assolutamente oggettivi che anche chi ha osservato il processo distrattamente, come ho fatto io, che non ho seguito tutte le udienze, sono abbastanza evidenti. Prendete per esempio quella serie di ragazze che venivano pagate 5.000 euro se rimanevano a dormire, 2.000 euro se invece se ne andavano prima, e che hanno continuato a essere stipendiate in questi anni da Berlusconi con 2.500 euro al mese, cose che hanno raccontato loro. Bene, quelle ragazze hanno raccontato sostanzialmente che quelle cene erano cene eleganti, più o meno eleganti, quando altre testimone, alcune delle quali si erano costituite parte civile, dicevano esattamente il contrario. Perché credere a una e non credere all'altra? Io posso stare a quello che ho visto in aula. La cosa che ha impressionato è che, per esempio, vi ricorderete tutti un caso particolare, una di queste ragazze, quella famosa che viene briffata dalla Minetti in una celebre intercettazione telefonica prima degli incontri, dopo essere stata ad Arcore, parla al telefono col padre senza sapere di essere intercettata, e racconta al padre quello che ha visto nella serata in cui, per esempio, era presente Carlo Rossella. Dice ne ho viste di ogni, ho visto che facevano tutto davanti a tutti, non è che era gente che si appartava, lo facevano davanti agli altri, eccetera eccetera. Un contrasto molto forte rispetto agli altri racconti, che e le sue parole vengono rese veridiche agli occhi del tribunale dal fatto che la ragazza lo racconta senza sapere che sarebbe stata chiamata testimone al telefono a suo padre. E questo è un dato oggettivo. L'altra cosa che a me colpisce rispetto a questi testimoni, poi potremmo entrare nei particolari di ciascuno di essi, ma è ovvio che non è giusto che non facciamo qui il processo, è che tranne la Iarraffrate, di Riffa o di Raffa, sono tutte persone che sono o stipendiate o che ricevono uno stipendio da Berlusconi o che devono a Berlusconi le loro fortune non solo economiche ma anche professionali. Pensate anche ai parlamentari che sono stati rinviati a giudizio, alcuni di loro per i quali sono stati mandati gli atti al pubblico ministero. Alcuni di loro, anche Cicchitto converrà, non hanno l'esperienza politica di Cicchitto alle spalle, una loro carriera politica, sono persone che grazie a questo sistema scandaloso elettorale non sono stati eletti dai cittadini, sono stati nominati, sono personaggi che farebbero tutto un altro mestiere in questo momento. Questo non vuol dire che siano colpevoli, ovviamente, però è un altro elemento che, di fronte a testimonianze diverse corroborate dalle intercettazioni telefoniche e dalle famose foto trovate all'interno dei telefonini delle ragazze, noi sul sito di oggi, un po' per prendere in giro Berlusconi, questo lo ammettiamo, ma un po' perché è cronaca, abbiamo pubblicato queste foto, un fotomontaggio sul mio sito, in cui c'è una di queste ragazze, mi pare Barbara Guerra, seminuda, vestita da poliziotta con le manette. Queste erano le cose che succedevano ad Arcore, anche divertenti, voglio dire. Il fatto che succedessero ogni sabato sera.
Quindi, ogni insomma, sabato tu, sera sono, tu sono, dici non è vero che questo, che gli argomenti dell'accusa non fossero in piedi, non fossero suffragati appunto da un quadro. Stiamo in un confessionale? Stiamo né in un confessionale né in un tribunale e ci fermiamo. Finisci ragione su una cosa. Il processo su certe cose. Abbiamo un problema tecnico. Sull'audio di Gomez che dava ragione a Cicchitto su un punto, ma ve lo faremo sentire e lo faremo ridire a Gomez, che per il momento era muto, dopo la pubblicità, fra poco. Allora, di nuovo in studio, Gomez stava dando ragione a Cicchitto questa era la notizia, e quindi a questo punto Spider, ce la devi ridire. No, stavo dando ridone a Cicchitto per quanto riguarda la prostituzione. Per la concussione, personalmente penso che sia molto, molto provato quello che è accaduto. È discutibile alla luce della nuova legge cosa accadrà quando la Corte di Cassazione si pronuncerà a sezioni unite e si vedrà se l'interpretazione che è stata data alla nuova legge è corretta o scorretta, ma i fatti sono più o meno quelli. Alle 7 di sera la questura sapeva benissimo che Ruby era marocchina e che era scappata da un commissariato di Messina. Arriva non una ma 7 telefonate da Parigi, una la fa Berlusconi e addirittura raccontano i testimoni presenti nella sala della questura, la Chiara Frate si preoccupa che venga Ruby venga scarcerata prima che venga fotosegnalata. Per caso la fotosegnalazione era già avvenuta, ma il fatto che lei volesse, chiedesse che non avvenisse testimonia a mio avviso l'irregolarità e di come queste 7 telefonate arrivate dalla Presidenza del Consiglio avessero pesato sulle decisioni della questura. Ma questo però è un questa discorso. Non è, sulla... non è dare ragione a Cicchitto, invece no. No, invece sul reato di prostituzione minorile è vero che questo è stato un processo indiziario, ma non ci si deve scandalizzare sul fatto che sia stato un processo indiziario, perché i processi si fanno per questo. Se i giudici valutano che gli indizi sono precisi, gravi e concordanti, le persone in una rapina, in uno scippo, in un caso di corruzione vengono condannate. I processi si fanno proprio per questo. In questo caso abbiamo vari indizi e il tribunale, vi ricorderete, le intercettazioni telefoniche in cui Ruby sostiene di essere stata pagata da Berlusconi per mentire, fare la pazza, non dire che era minorenne, eccetera. Non è la pistola fumante, è vero, ha ragione Cicchitto, però ce ne sono tante non di c'è queste la pistola, cose. La pistola e fumante, queste ma cose il tribunale, perché i processi si fanno per questo, ha giudicato che formino tutti insieme una prova. Hanno ragione, hanno torto. Aspetteremo i prossimi gradi di giudizio, come accade per tutti i cittadini. Allora, io vorrei sentire Mario Sechi e per poi lasciare anche naturalmente spazio al Partito Democratico con la Torre, però ancora un osservatore prima di ritornare ai politici. Fa gli origami come D'Alema? Sì, da Torre? No, ognuno c'ha i suoi. Allora, basta che non fai i bigliettini, e quindi passo io. Su questo tavolo già era passato. Non su questo, al piano di sopra. In questa trasmissione. In questa trasmissione, in un'altra scenografia. Molto più innocenti di quelli che poi abbiamo letto e che però non hanno fatto la stessa notizia. Allora, Sechi, naturalmente io vorrei arrivare anche al nocciolo politico, insomma, e sentire la che tua... Che è quello che conta allo stato attuale, perché comunque ho sentito cose ragionevoli dal punto di vista dell'analisi processuale da parte di Peter. Lì bisogna aspettare i gradi di giudizio. A mio avviso hanno forzato, interpretando... La nuova norma, però vabbè. Cioè che hanno, perché forse non lo abbiamo spiegato bene, che è la concussione per costrizione, per costrizione, non per induzione, esatto. Questo è il cambiamento della norma. C'è una parte attiva, stato, diciamo così, se non ricordo più. Male c'è era stata diciamo così la più negativa per l'imputato, però c'era stato invece su questo punto un po' di confusione nella requisitoria della Boccassini, sì, se non che ricordo mi pare male, abbiamo fatto un'aggiunta e poi alla fine dopo ritorneremo alla parte processuale
perché comunque ieri non c'era la Boccassini, c'era Brutti liberati, ne parleremo. Però diciamo, però la parte processuale, che ha la sua importanza, intendiamoci, è in corso di svolgimento, cioè io direi che aspettiamo il terzo grado e poi vediamo, è bene ricordarlo questo. Quello che invece, a mio avviso, è più interessante allo stato attuale è la genesi di questa inchiesta, che è un'inchiesta politica, è inutile che stiamo a discuterne, fa parte dentro il filone di 20 anni di guerra giudiziaria, perché altrimenti Berlusconi non avrebbe di certo subito tutti quei processi, a meno che uno non voglia mettersi il salame negli occhi e pensare che è il contrario di quello che stiamo dicendo. È acclarato, anche i più feroci avversari di Berlusconi questo lo mettono, diciamo, nel conto. Se la genesi è questa, quali sono gli effetti di quest'ultimo episodio della grande saga? Io penso che le cose che accennava da Milano siano corrette. Noi abbiamo un contraccolpo politico molto forte. Ora, è vero che Berlusconi ieri ha fatto delle dichiarazioni assai prudenti e sagge rispetto a quello che invece si è letto nei giorni scorsi nei vari retroscena, che non sono mai confermati, tra l'altro, e così via. Però, al di là anche di quella dichiarazione formale fatta ieri, è inutile nascondere che sotto la sedia del governo Letta, le poltrone del governo Letta, c'è della nitroglicerina, perché se no non si spiega l'attesa per una sentenza del genere. Mi colpiva ieri, c'era un inviato della CNN che diceva: a me personalmente questa cosa non interessa, trovo tutto silly, cioè tutto molto assurdo, surreale, però in realtà l'attenzione mediatica è dovuta al fatto che c'è un governo che pende dalle decisioni anche di Silvio Berlusconi. La domanda da porsi è: che cosa conviene fare al partito di Berlusconi? Continuare l'esperienza di questo governo, oppure come è possibile fare una valutazione sull'impatto che avrà sull'elettorato di centrodestra questa sentenza e provarla a capitalizzare dal punto di vista elettorale? Tenete presente che questo può sembrare un discorso cinico e machiavellico, ma questa è la politica. E dunque c'è da attendersi nelle prossime settimane ampie valutazioni sul da farsi su questo, anche perché, aggiungo, dovete considerare lo scenario dell'azione di governo, cioè cosa sta facendo il governo allo stato attuale. È una sola parola chiave dell'azione di governo, mi spiace però è così: rinvio. Il governo rinvia tutto. Marco è un attento frequentatore del transatlantico e di Palazzo Chigi. Rinvia e anche con delle ragioni strategiche di certamente, gioco sui tempi di Sapiente. Beh, per esempio, come dire, l'IVA rinvia in modo Sapiente. L'IVA mi pare fossimo proprio qua, sì, Alessandro, proprio con qua. Te e avevamo detto ma è molto probabile che facciano il rinvio, perché, e infatti, anche perché ieri c'è la lo finestra per il sottosegretario Regnini. No? L'IMU è stato fatto un rinvio, addirittura. C'è la strategia del rinvio degli stessi consigli dei ministri. Il consiglio dei ministri numero 11, l'ho scritto sul foglio l'altro giorno, è stato rinviato perché dice: ma stanno discutendo la fiducia, quindi rinviamo. La riforma elettorale, i 18 mesi no, di studio, fare le riforme, fare, poi vedremo. Poi vedremo. Allora, è una strategia, non ci sono dubbi, ma la domanda resta sempre quella di prima: paga? Cioè, a chi conviene mantenere questa strategia in piedi a lungo? Conviene al PDL, conviene al PD, conviene a tutte e due? Vogliamo sentire se conviene. Io penso che pure il PD dovrà prima o poi arrivare a fare una riflessione. Certo, la riflessione principe nel mondo ideale è: conviene anche al Paese? Però, insomma, il mondo ideale non esiste, esiste quello reale, che è un'altra cosa, e forse la torre c'è. Bisogna anche vedere se al paese conviene il rinvio. Certo, poi bisogna vedere se al paese conviene il rinvio. Potrebbe anche essere che magari, appunto, alcuni rinvii sono tattici per far poi rientrare nella legge di stabilità in questo e quell'altro, no? E far riaprire dei canali. Non lo sappiamo, però intanto sentiamo dalla torre un giudizio sulla giornata di ieri, sulle letture che abbiamo fatto qui e quindi sulla
questione Berlusconi-Rubi e poi anche se, come ha detto Cicchitto, ha detto si vuole far saltare tutto, questo è... Ma io parto da una valutazione che è abbastanza simile a quella che faceva da Milano all'inizio, cioè che quella di ieri è stata una giornata certamente triste per il nostro paese. Contrariamente a chi mi ha preceduto, anche, e lo ha fatto ovviamente anche perché ha seguito questo processo, si è appassionato, conosce anche il merito della discussione processuale, io penso, continuo a pensare che indipendentemente dalle proprie valutazioni le sentenze non si commentano e comunque per discuterle bisogna conoscere le motivazioni, le conosceremo, valuteremo, non mi pare che spetti a noi, in particolare a me, affrontare questo tipo di discussioni. Indiscutibilmente si tratta di una sentenza molto dura e questo mi pare... Ma c'è un'esagerazione nella durezza della sentenza? Ma l'esagerazione è un concetto relativo, l'esagerazione si misura in base a quelle che sono le motivazioni che conosceremo. No, perché alcuni giornali, anzi diversi giornali, dicono che è una sentenza... un anno in più di Scattone e Ferraro condannati come assassini di Marta Russo, sì, come questo sono un morbido qual è la Boccassini. Appunto, questo è sono considerazioni soggettive che fanno i protagonisti, quelli che scrivono questi articoli. Invece la cosa che mi preme soffermare è una riflessione di carattere politico. Non c'è dubbio che anche questa vicenda segna l'epilogo drammatico di un'intera stagione politica. E il carattere drammatico di questo epilogo è determinato certamente da due fatti. Il primo, dal fatto che il partito del PDL, il partito di Silvio Berlusconi, stenta a immaginare una uscita dalla propria crisi, peraltro sancita anche dal risultato delle amministrative di ieri, immaginando una riorganizzazione, un riposizionamento di questa forza politica, diciamo, oltre Berlusconi. E dunque questo carica ancora di più di drammaticità questo epilogo. Dall'altro, certamente, un centrosinistra che in questi anni non ha colto anche le opportunità e le occasioni che si sono determinate in alcuni passaggi per, come dire, definire in maniera compiuta un'alternativa credibile al centrodestra. E allora che cosa succede? Mi pare anche Cicchitto qualche tempo fa ha scritto un libro nel quale diceva che l'errore della Prima Repubblica, della parte finale della Prima Repubblica, fu quella che i partiti allora non si resero conto che si erano consumati tutti i presupposti finanziari, istituzionali su cui si era retta la cosiddetta Prima Repubblica e dunque, non cogliendo per tempo questo dato, furono travolti dagli eventi. Io vorrei augurarmi che la stessa cosa non avvenga adesso, cioè il sta già patto, avvenendo però. È quello che sto per dire. Il patto tra Stato e cittadini su cui si è fondata la cosiddetta Seconda Repubblica è un patto che si è ormai drammaticamente consumato. Si è consumato il patto fiscale, si è consumato il patto istituzionale. Allora, il problema politico oggi è che o le forze politiche, rendendosi conto di questo, prendono di petto la questione, altro che rinvii, in particolare sul piano della riorganizzazione del sistema istituzionale, del meccanismo di selezione della classe dirigente, dunque anche come si riorganizzano le forze politiche, i soggetti politici. E quindi però... Allora il tema politico oggi è questo, dell'equilibrio dei poteri, ma io sto parlando in però, generale, dico perché o noi siamo in grado di affrontare il governo, allora, questa cosa, oltre e allora che il governo, è, ecco perché io penso che il problema è che non è adesso aprire un dibattito su quali saranno le conseguenze politiche di tutto questo. Il problema è
o questo governo e questa maggioranza è in grado di misurarsi con questo problema, oppure questa maggioranza non ha proprio ragione di essere, e dunque questa crisi istituzionale assumerà, a mio avviso, un profilo di estrema drammaticità per il nostro sistema paese. Questo è il punto politico. Allora io mi pongo questo problema. Ma questa sentenza, è un altro capitolo di questo libro, è un altro capitolo che carica ulteriormente di drammaticità. Perché così, cioè, queste cose le potevamo dire anche l'altro ieri, no? O il governo fa, oppure è inutile che ci sia. Che cosa ha portato di nuovo la sentenza, e se lo rende più difficile, se è una zavorra, come scrive qualcuno, mi pare Massimo Franco, se è nitroglicerina, se il problema che non è solo questo, rispetto al titolo del Fatto, diventa più difficile governare con Berlusconi dopo la sentenza di ieri per il Partito Democratico? Ma no, io non credo che diventi più difficile governare per Berlusconi, no, diventa più urgente per il governo misurarsi con queste questioni, altrimenti diventerà non più difficile, diventerà impossibile proseguire. Queste questioni sono varie, tra cui c'è la riforma della giustizia che qualcuno indica come un rilancio da parte di Berlusconi, o si parla della giustizia, però su questo vorrei chiederlo a Cicchitto, però lì c'è Alessandra Ghisleri, è arrivato anche il suo momento, non è che la tenevamo fuori dal dibattito naturalmente, perché Alessandra Ghisleri vorrei che ci aiutasse, non credo che ci possano essere delle rilevazioni così rapide, la sentenza di ieri, però sicuramente delle rilevazioni invece recenti sulla, diciamo così, sulla durata del governo, sulla figura anche di Enrico Letta e soprattutto sul Popolo della Libertà, insomma, il Popolo della Libertà con Berlusconi in questa situazione, perché che fosse in questa situazione complicata tra i processi, questo invece già si sapeva. Allora, diciamo che fino al primo turno delle amministrative l'andamento dei sondaggi, soprattutto delle intenzioni di voto, vedeva un salire costante del voto del PDL e del centrodestra, a scapito del PD e anche a scapito del Movimento 5 Stelle. Dopo il risultato delle amministrative questo incremento è cessato e evidentemente abbiamo un PD che inizia a recuperare il suo consenso non solo dagli indecisi ma anche dal Movimento 5 Stelle. Cosa è accaduto? È accaduto anche che Silvio Berlusconi non è entrato nella campagna elettorale, quindi i voti che si sono confermati sono quelli emersi, come abbiamo già detto tante volte, all'interno del voto del febbraio 2013. Diciamo che tutte le rilevazioni di questi ultimi giorni, noi siamo arrivati a rilevare fino a ieri mattina, hanno dimostrato che c'è un acuirsi della tensione. Il martirizzare Silvio Berlusconi e quindi il renderlo al centro di una scena non sempre di facile accesso per chi guarda i media e per chi evidentemente non è entrato nella questione, aiuta sicuramente, nella storia ha sempre aiutato Silvio Berlusconi ad accrescere il suo consenso, perché riesce a motivare evidentemente la sua parte politica. Questo unito al fatto che il governo in questo momento ha una fase, diciamo, di calo, proprio perché la parola rinvio, proprio perché la mancata azione, proprio perché non c'è una forte evidenza di quello che loro stanno facendo, e quindi a tratti spesso, e soprattutto quelli che diciamo le classi più colte, quelle che leggono di più, che si informano di più, iniziano a sottolineare il fatto che sia solamente un'icona, che non ci sia un'azione forte. Allora, questi fattori uniti potrebbero sicuramente cambiare quelle che sono le disposizioni delle intenzioni di voto e del favore anche del richiamare diciamo dentro il PDL quel voto che era stato che si era perso con Grillo. E però poi un momento la sentenza di ieri un favore a Silvio Berlusconi? Allora, stiamo scoprendo addirittura Berlusconi deve ringraziare la Presidente Turri perché rilancia, lo fa risalire nei sondaggi.
No, non è la sentenza. Allora, non è la sentenza che aiuta Berlusconi, sicuramente è la difficoltà nel comprendere, perché la scala di valori che viene proposta, ad esempio da Dinolfi ieri, no? Che mette in paragone Scattone, che ha preso 7 anni, con Misseri che ne ha prese 6 e Silvio Berlusconi che ne ha presi 7, non c'è un ranking di misura adeguato a quello che il cittadino normale può accedere, può comprendere. Questo è, e questo è quello che fa indignare, non è il fatto che non si entra nella particolarità. Però, vorrei sentire, allora, no, il tema è, volevo sentire per Cecchito, naturalmente, cioè, se diventa anche perché conveniente rigiocare la carta Berlusconi, se c'è una tentazione, e quindi se c'è una tensione, una tentazione elettorale, certo che aiuta. Questo è il tema. Se c'è una tentazione elettorale reale da parte di Berlusconi, o se invece il governo è meglio che duri. Allora, ecco. Aspetti un attimo. Qui ci stanno una serie di fattori di crisi che venivano elencati poco fa anche dal senatore Latorre. Di crisi profondissima, nel senso cioè che ci è piovuta addosso una crisi finanziaria internazionale. Abbiamo una crisi istituzionale perché il sistema non funziona né nei suoi meccanismi generali né nel suo sistema elettorale. C'è un problema di debito pubblico. Mai la gente è stata così male, dagli imprenditori fino a giovani che stanno a livelli di disoccupazione sudamericani. Quindi abbiamo un quadro di questo tipo, una reazione della gente di rigetto che oscilla fra il voto di protesta dei grillini, che poi non ha funzionato, e l'astensionismo. Questo è il contesto nel quale ci siamo collocati. E rispetto a questo non è che quello di ieri è un incidente. Poi sento Gomez che almeno dice un processo indiziario, cioè su questa situazione c'è una roba che dura dal 94 ad oggi. Per questo io dico che non è, lo dico a Damilano che ha scritto anche un libro interessante su questa roba, non è una questione personale di Berlusconi, per cui il suo partito gli dice no, per favore mettiti da parte. Berlusconi è investito, questo è il dato, ma quello è un problema politico. Cioè noi si sono sommati per errori delle forze politiche, per errori del mondo imprenditoriale, che anch'esso qualche responsabilità ce l'ha, per un quadro economico internazionale su cui la Germania secondo me sta svolgendo un ruolo nefasto, e in più però abbiamo una roba che è questo dell'intervento sistematico di un nucleo della magistratura nella vita politica italiana, che è cominciato dal 92-94, prima fase, dice è finita là, si è chiuso il sistema di Berlusconi, la cavalcò, come lei sa bene. Invece scende in campo Berlusconi e dal 94 ad oggi un bombardamento, aggiungo anche per essere chiari fino in fondo, su questa vicenda, insomma, nella vita politica italiana, dal caso Montesi, che ebbe poi un'altra coda nel caso Soggiu, ci fu una sorta di convenzio di non usare le vicende attinenti al sesso e alla vita privata dal punto di vista politico. Tant'è per capirci, non faccio nomi, che due leader democristiani notoriamente omosessuali, ecco, giustamente nessuno gli ha rotto le scatole negli anni, con Berlusconi noi abbiamo il fatto che la vita privata è diventata materia di quello che perfino un osservatore, credo largamente schierato, ha dato vita ad un processo indiziario. Perché avviene tutto questo? Perché il telefono in questura, se non avesse telefonato... Non è stato liquidato con le cose che lui e Berluti erano andati a mettere le bombe il 92-93. Non ha funzionato questa cosa. Non hanno funzionato una serie di cose. Ci si è occupati della sua vita privata. Al punto tale che ho visto... La sua vita privata nelle case del 2001. Al punto tale che ho visto...
visto fior di 68 che teorizzavano il fatto del costume libero che sono diventati con Berlusconi dei bacchettoni per cui sembra ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Secondo me ci si è occupati di cose attinenti alla vita privata che dal punto di vista penale non hanno nessun rilievo, ma il tutto si è fatto per fare un'operazione politica. È chiaro che il sistema va in crisi se tu sommi questi dati seri che accennavo precedentemente a un intervento della magistratura che si sta verificando dal 94 e che, attenzione, va bene, però questo io la devo interrompere perché devo dare la pubblicità, abbiamo già sforato. No, ma non è una censura. Tra l'altro questa cosa qui lei ce l'ha già detta anche all'inizio della trasmissione, invece volevamo arrivare un po' anche al punto delle tentazioni elettorali, se ci sono o no, ma dopo la pubblicità, fra poco. Allora, di nuovo in studio, onorevole Cicchitto, siamo arrivati un po' al punto politico che poneva sia Mario Sechi prima, sia La Torre, dicendo, va bene, e adesso che cosa succede? Sia i dati della Ghisleri, se secondo lei possono essere di incoraggiamento per Berlusconi verso un qualche strappo, o se, come mi sembrava anche dalla sua ricostruzione del contesto difficile, invece c'è una... come dire, è meglio che continui il governo, e anche lo stato del dibattito interno del PDL, ci sono i falchi che tirano da una parte, le colombe da un'altra. Lasci perdere i falchi e le colombe, che a questo punto con questo tipo di bombardamento giudiziario il PDL è tutto unificato. Tutti falchi. Ma certamente. Anche Alfano? Nel senso cioè che siccome non stiamo, sembra che vogliamo recitare la fine del film di Moretti. Abbiamo un intervento così inusitato che deriva non dal caso, poi. Voglio dire, qui ci stanno delle cose molto serie. Va al di là delle battute che facevo sul moralismo, qui c'è un nucleo di magistratura che ha seriamente, c'è una bibliografia enorme che ha seriamente impostato un discorso assumendosi un ruolo. Assumendo al diritto un ruolo rivoluzionario, visto che non lo è più il Partito Comunista e i suoi eredi e non lo è la classe operaia. Ci stanno i testi, solo che dai testi teorici si è passati alla giurisdizione, con effetti devastanti. Dopodiché l'interpretazione che io do è una mia interpretazione, è che l'attacco che viene svolto in questi periodo a Berlusconi è concentrato su Berlusconi, ma non riguarda soltanto Berlusconi. Paradossalmente riguarda anche questo governo e questa inusitata alleanza, e riguarda quindi anche un pezzo del PD che è impegnato in questa operazione di governo. Quindi io ne vedo tutte le componenti, e questo richiede a noi come PDL una riflessione assai attenta tra il respingere questa offensiva giudiziaria del tutto strumentale e così via alle conseguenze politiche da trarne. Dopodiché non c'è dubbio che noi abbiamo fatto una campagna elettorale nel 2013 rispetto alla quale abbiamo recuperato nei sondaggi che ci vedevano in una dimensione assai difficile, non recuperando tutto il voto, perché comunque noi abbiamo perso 6 milioni di voti e il PD ne ha persi 3 e la partita è stata pareggiata in seguito al voto dei grillini. Noi abbiamo posto dei problemi che sono riguardano l'economia italiana, l'IVA, l'IMU, insomma la riduzione della pressione fiscale, tutta questa fascia di problemi. Ebbene, io credo che questa questione mantenga la sua forza e la sua validità rispetto al governo. Poi è chiarissimo che il PDL con Berlusconi dovrà fare una valutazione sul tentativo che c'è di estromettere il leader del PDL dalla vita politica italiana e di ucciderlo da un punto di vista sostanziale. Due questioni andranno viste nella loro dialetticità. Quindi o il governo fa l'IVA e l'IMU... La lettura che io do è che questo non un colpo solo a Berlusconi, è un colpo a un equilibrio politico che si vuole rovesciare. Punto. E su questo
e il gruppo dirigente del PDL con Berlusconi dovrà fare una riflessione molto attenta e molto seria. Allora, Gomez, vorrei sapere se è un colpo effettivamente alle larghe intese. Mi sembra anche che la copertina del Fatto Quotidiano, gli editoriali, l'editoriale di Padellaro, del direttore, insomma, e anche quello di Travaglio, mi sembra che siano un po' in questa direzione, nel senso di lettura, diciamo di forzatura nei confronti del PD in questo caso, no? Di come fanno, come fate a governare con loro, e quindi in questo senso che sia una interpretazione di tutta la situazione contro le larghe intese. Volevo sapere cosa ne pensi tu. Ma io la penso come direttore del Fatto Quotidiano.it che la domanda da farsi corretta è come hanno fatto, non come fanno adesso. Nel senso che noi ci dimentichiamo di un particolare che vale un pochino più della politica. Oggi lo spread è salito sopra i 300, presumibilmente, visto le decisioni della Fed, continuerà a salire durante l'estate e probabilmente avremo un agosto veramente duro. Il meno 1,3 nel PIL pensato dal governo fino a qualche mese fa si è già rivelato fallace, probabilmente siamo al 2-2,4 e probabilmente andiamo anche verso il meno 3, siamo l'economia che sta peggio in tutta Europa. Questo vorrà dire che a partire da ottobre-novembre, mentre loro discutono amabilmente di due cose molto interessanti che vorremmo tutti, cioè il fatto che non si pagasse l'IMU e non aumentasse l'IVA, il problema saranno altre centinaia di migliaia di esercizi commerciali, aziende, disoccupati. La situazione nel prossimo autunno sarà certamente durissima e questo è un motivo, secondo me, principale per cui PD e PDL in questo momento stanno uniti ed avvinghiati. Il fatto che una situazione del genere nessuno la vuole affrontare da solo. Poi si può anche decidere ad andare ad elezioni. Allo Stato è un terno all'otto, lo sappiamo tutti, nel senso che c'è un rischio reale che si ripeta esattamente la situazione di adesso. In più per Berlusconi c'è una cosa che non conviene, secondo me. Da qui a dicembre verrà fissata la sua udienza in Cassazione per il processo Mediaset, sì, un processo in cui, se la condanna fosse confermata, e non è detto perché Berlusconi ha trovato un ottimo avvocato per difenderlo in Cassazione, l'avvocato Coppi, che è anche uno degli l'avvocato che probabilmente gli ha consigliato di stare basso sui toni rispetto a quello che gli dicevano Longo e Ghedini, oppure rispetto a quello che assecondavano Longo e Ghedini. Bene, Berlusconi, se andasse ad elezioni con quella sentenza in mezzo, e se gli andasse male, venisse condannato, non avrebbe più nemmeno la forza parlamentare che oggi obbliga il Parlamento, in caso di condanna di Berlusconi e in caso quindi di sospensione dai pubblici uffici per 5 anni, a un voto, cioè a votare la sua decadenza. Se lui va in elezioni nel mentre e viene condannato, è fuori. Quindi io, da questo punto di vista, al di là delle tensioni, al di là di tutto, io vedo due debolezze che sono costrette al momento a stare insieme. Si può fare i matti, si può fare quello che si vuole, questa convenienza non la vedo. Poi arriviamo alle elezioni europee e se il paese è nel disastro vedranno cosa fare, ma lo Stato per me sono costretti a stare così insieme. Allora, intanto volevo dare una notizia dalle agenzie, apprendiamo che Epifani, segretario del Partito Democratico, è a Palazzo Chigi da Letta e quindi c'è questo colloquio, insomma, politico. E anzi, vorrei chiedere a Cecchitto se secondo lei andrà oggi Berlusconi da Letta, perché era previsto questo incontro, però non si capisce se nel quadro della sentenza, eccetera, effettivamente ci sarà questo appuntamento confermato. Allo stato attuale delle cose credo di sì, però voglio dire, l'incontro doveva esserci questa sera, c'è tutta una giornata per rifletterci, per vedere sopra che cosa succede. Comunque Berlusconi verrà a Roma e quindi sì, lo incontrerete. Allora, Marco da Milano voleva fare una domanda, anche Mario Sechi a Cicchitto. Ma io ho ieri lei ha parlato... C'è l'intenzione di sottopormi a uno stringente interrogo? No, assolutamente no. Assolutamente, siamo tutti colombe stamattina. Non mi sembra. Ma vabbè. No, ma dico, lei ieri ha parlato di pacificazione. Anche questa mattina lei ha detto questa sentenza è un colpo al quadro politico.
Lei ha anche scritto dei libri sull'uso politico della giustizia, ha detto che Violante era il capo delle procure e nel 92-93 aveva usato Mani Pulite per fare fuori tutta la classe dirigente del pentapartito. E poi però qualche mese fa, prima delle elezioni del Quirinale, lei fece un'intervista al Corriere della Sera dicendo: mi piacerebbe vedere Violante al Quirinale, perché proprio perché Violante è stato l'uomo delle procure potrebbe essere l'uomo che pacifica. Allora, tutto questo vuol dire che voi del PDL, Berlusconi, pensate che la sinistra, personaggi istituzionali importanti, guidano le procure? Cioè, vi siete fatti questa illusione? Avete ragionato sul fatto che Berlusconi, entrando in maggioranza con il PD, avrebbe avuto un occhio di riguardo da parte delle procure, dei tribunali? Cioè, avete veramente coltivato questa illusione? Primo. Posso rispondere? Sì. No, secondo, così facciamo. Secondo, visto questa illusione, se c'è stata, evidentemente è stata tradita, e quindi lei ieri ha detto che la pacificazione quindi non c'è. Allora adesso a questo punto la partita si sposta di nuovo su un piano politico. E quindi voi chiederete al Partito Democratico e al governo Letta di mettere mano alla riforma della giustizia, che voi quando avete governato peraltro non avete mai fatto, perché lei è stato capogruppo dal 2008 al 2013, avete fatto processo breve, processo lungo, intercettazioni, lodo Alfano semplice costituzionalizzato, anzi non l'avete fatte, le avete messe in agenda, eccetera. Comunque, allora alle risposte di... Allora la domanda richiederebbe una risposta lunghissima, no. Cerco di concentrarla al massimo. C'hai mezz'ora. Le fasi sono totalmente diverse. La lettura che io do dei fatti avvenuti nel 92-94 è la seguente. Tangentopoli era un sistema che coinvolgeva tutto il capitalismo italiano e tutto il mondo politico italiano, dalla DC al Partito Comunista. Dovette essere liquidato per ragioni economico-finanziarie, specialmente dopo l'adesione al trattato di Maastricht, che imponeva a tutti concorrenza e mercato, e quindi il sistema delle tangenti andava smontato. L'equità avrebbe voluto che fosse una grande operazione concordata, oppure che la magistratura, come l'angelo sterminatore di Buñuel, intervenisse su tutti. Invece c'è stata un'operazione di due pesi e di due misure, nella quale, secondo me, il Partito Comunista, Violante e così via, hanno esercitato un ruolo e un peso per evitare che il PC venisse trattato come... che venisse trattato facciamo come fu trattato Craxi, come è stata trattata il centrodestra della DC. Dopodiché le cose non sono rimaste ferme qua. Nel senso, cioè, che io quello che ho visto è, uno, una riflessione da parte di Violante sul terreno dei limiti che andavano stabiliti rispetto ad una magistratura che stava debordando, e il fatto che la lettura che io do di quello che sta avvenendo oggi è la lettura che protagonisti di questa operazione non è il PD in quanto tale, sono altre forze editoriali, finanziarie, che non vogliono l'incontro PD-PDL e che quindi colpiscono Berlusconi, ma vogliono anche colpire questo quadro. C'è un ruolo di Repubblica, c'è un ruolo del Fatto, c'è un ruolo di molti movimenti di opinione. I giudici agiscono su ordine proprio. E quindi i giudici agiscono innanzitutto su ordine proprio, nel senso cioè che secondo me, tragicamente, nella vita italiana c'è un grumo di magistrati che reputa di svolgere un ruolo insieme rivoluzionario ed etico, e quindi usano le sentenze, la giurisdizione. Prima erano liberi, adesso sono liberi. Questo ragionamento è speciale, senza, voglio dire, quando il Presidente della Repubblica è stato attaccato anche lui sulle vicende palermitane, ecco, ma voi chiedete quindi, che intervenga quindi, se voi, quindi, se voi postulate che il Tribunale di Milano oscurata, ma se lei dice che il Tribunale di Milano è un tribunale eversivo, qualcuno dovrà intervenire per fermare l'eversione, mette sotto accusa, mette sotto accusa i testimoni a difesa
prescinde da essi, e lo fa in un processo indiziario. Ma fatta questa accusa, poi non succede niente. Lei cosa chiede al capo della magistratura, Giorgio Napolitano, al presidente del CSM, Giorgio Napolitano, e al governo di cui lei fa parte? Stiamo denunciando una cosa. Una volta che l'avete denunciato? Stiamo denunciando un fatto gravissimo. E con il quale tutta la democrazia italiana si deve misurare. Ma cosa vuol dire? Perché? Posso, per favore, mettiamola così: siccome sono scritti già oggi su vari giornali, si dice. Chiedono, il PDL chiede, Berlusconi chiede che si faccia la riforma della giustizia oppure. Basta con il governo. Allora forse la domanda dove andava a parlare Marco da Milano è questo. È vero questo è stata ieri. Noi dobbiamo fare ancora tutte le riflessioni. Letta, si deve far carico del caso Berlusconi. Noi dobbiamo fare un'analisi di tutto questo quadro che attiene sia alla giustizia sia alla parte economica e quindi sociale. Questo entra nel la pacchetto del governo. La lettura che io do, e lo ribadisco, è che questa operazione che viene fatta è contro ogni ipotesi di pacificazione della realtà italiana. È un ritorno nuovo all'uso politico della giustizia. Questa lettura però già ce l'ha detta la terza volta, mi scusi. E allora io su questo quadro politico. Questo è molto chiaro, volevo, però su questo punto vi darei una parola. Ma poi non c'è conseguenza della rinuncia. Mi pare però che... La conseguenza della politica l'abbiamo capito. Sì, allora c'è Gomez adesso che voleva intervenire. Cosa quello che dovremmo fare? Intanto la denunciamo e quindi siamo in totale dissenso con chi come te copre tutto questo... equilibrio e anzi ci inzuppa allora, il pane sopra. Sentiamo Gomez per favore, poi c'era la Torre che mi sembra molto seriamente vorrei far notare ai telespettatori come questa ricostruzione dal punto di vista di Cicchito abbia una caratteristica. Nel 92-94 c'erano un'operazione politica secondo lui da parte della magistratura d'accordo con Violante e quant'altro e poi cambiano idea. Dopodiché c'è un'operazione politica per abbattere il governo Berlusconi. Adesso c'è un'operazione politica per abbattere le larghe intese. Ora, io non escludo che ci siano degli interessi, qualcuno, eccetera. Non lo so, non mi pare. Vedo però un'altra cosa. Vedo che abbiamo la classe politica mediamente peggiore d'Europa. Al di là di Berlusconi, perché poi le inchieste hanno riguardato tutti, con una propensione al ladrocinio e alla violazione dei reati che non ha pari nel resto del mondo, salvo forse che nelle repubbliche sudamericane, vedo che nel caso specifico di Berlusconi semel in anno licet in sanire, una volta all'anno è lecito fare il pazzo, la trasgressione, una volta all'anno è lecito trasgredire. Se tu tutti sabati sera ti porti a casa 20 ragazze, 20, tutte pagate, alcune delle quali sono prostitute, è statisticamente probabile che prima o poi ti scoppi un casino. Una sta male in bagno, si scopre che una è minorenne, un'altra, come è capitato al fidanzato con 18 kg di cocaina nel garage. Peter, tu non sei d'accordo eccetera. Sul fatto che ci sia un'area? E allora, forse la riflessione che dovremmo parte. Fare dal punto di vista politico, chi fa parte dei partiti e roba del genere, ragazzi, diciamo ai nostri di darci una regolata. Va bene Berlusconi, ti vuoi divertire, hai diritto di fare quello che vuoi, non vogliamo guardare nelle tue coperte, nei tuoi letti, siamo tutte persone di mondo. Ma qua si è esagerato ed è scoppiato un delirio. È molto semplice la questione. Allora, non è che non sono cose diverse, come la stessa cosa è capitata generalmente, Cicchito citava tutte le inchieste di Berlusconi e quant'altro. Cicchito, è un dato di fatto, il braccio destro di Berlusconi, Cesare Previti, era uno che pagava i giudici. L'avete fatto ministro, ma non è normale pagare i giudici, è un reato molto grave corrompere i giudici. E lo faceva, si figuri, con dei bonifici esteri, neanche le valigette. Cioè, o erano i banchieri comunisti che ci hanno segnalato il fatto che all'estero ci fosse bonifico a soldi che andavano dall'avvocato al giudice, o che cosa? Questi sono i fatti, purtroppo. Allora, poi ci può essere tutto. Lei lo giustifica. Noi quello che vediamo è che in 20 anni, destra e sinistra, il paese
l'hanno governato piuttosto male, il paese è passato dal declino al degrado, la classe politica è cambiata in maniera troppo piccola, siete più o meno gli stessi e continuate come 20 anni fa a urlare al complotto invece che fare un pochino di autoanalisi, autocoscienza e dire ragazzi abbiamo sbagliato, diamoci una regolata. Questa allora, mi sembra che sul lettino dello psicanalista. Allora, mi sembra chiara la posizione di Gomez, adesso però vorrei farvi vedere un contributo che abbiamo preparato proprio dal Caimano di Nanni Moretti, perché è stato citato dallo stesso Cicchitto e può essere interessante vedere se poi alla fine i finali vogliono somigliare o se qualcuno vuole farlo somigliare alla fine del Caimano, se somiglia nei fatti. Vediamo. Presidente, cosa prevede per la sentenza? Questo processo finalmente è finito, che ci vuole dire? E lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, all'interdizione legale per la durata della pena. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 60 giorni. L'udienza è tolta. In una democrazia liberale i giudici applicano la legge, non fanno resistenza contro chi è stato scelto dagli elettori per governare. In una democrazia liberale chi governa può essere giudicato solo dai suoi pari, e cioè dagli eletti dal popolo. La casta dei magistrati vuole invece avere il potere di decidere al posto degli elettori, e direi che è arrivato il momento di fermarli. Grazie. Con la mia condanna la nostra democrazia si è trasformata in un regime contro il quale tutti gli uomini liberi come voi hanno il diritto di reagire in ogni modo. Grazie. Allora, abbiamo visto questo finale del Caimano, rimane nell'aria così sospeso perché do la pubblicità e poi naturalmente ne parliamo di queste analogie o profezie a fra poco. Ma perché non ce l'andiamo? Allora, di nuovo in studio, l'effetto che ha fatto a Nicola Latorre vedere questo finale del Caimano, questo... Sì, poi vorrei dire una cosa. Certo, anche Cicchitto. Innanzitutto mi ha fatto dire che, insomma, mi ha fatto anche confermare un giudizio su Moretti che, oltre ad essere un grande regista, ha avuto anche una grande lungimiranza. Ma la... riproposizione di questo filmato certifica il fatto che tutta la discussione che abbiamo ascoltato questa mattina qui, da ultimo l'intervento di Cicchitto, quello di Peter Gomez prima, sono tutte cose che sono state ampiamente metabolizzate nel dibattito pubblico. Io non ho colto nessun elemento di novità in questa discussione. Il punto politico è come si esce da questa situazione. Ora, io... per esempio, ascoltando le riflessioni che faceva Gomez, ovviamente rispetto questa sua opinione, anche perché è un'opinione che io so essere condivisa anche da una parte del mio partito, del mio elettorato, e cioè tutte le perplessità sulle
sul senso di un'operazione politica come quella nella quale siamo oggi impegnati. Insomma, saremmo ipocriti se non riconoscessimo che questo passaggio è un passaggio politico tormentato, contrastato. Il problema, io mi domando, è dunque come si esce da questa situazione? Forse tornando al voto, forse rinunciando a misurarsi con l'unico vero problema che noi abbiamo di fronte, che è quello cioè di come riorganizziamo la democrazia italiana, il sistema istituzionale di questo paese, di come cioè indichiamo una via di uscita ad una situazione nella quale certo ci sono tutti i problemi economici che conosciamo, ma c'è proprio una difficoltà del sistema nostro a rendersi in grado di, come dire, guidare il sistema paese verso la nuova sfida competitiva, verso una nuova capacità di misurarsi con i problemi del paese. Allora, io penso che se, questo passaggio politico non può essere sovraccaricato di funzione. Faccio un esempio per dirla tutta. Questo non è un governo che può fare la riforma della giustizia, perché su questi temi è chiaro che ci sono delle opinioni difficilmente componibili. Non a caso il tema della riforma della giustizia non è entrato nel programma di governo, per esempio. Questo governo ha una specifica missione. Io non credo che sia il governo del rinvio. Intendiamoci, in alcune decisioni... Sì. No, non credo, è un'opinione, poi so benissimo che questo è... Non credo che sia il governo del rinvio. È un governo che su alcune questioni che implicano spesa vuole assumere decisioni che abbiano una copertura finanziaria e non vuole contribuire ad aumentare il carico di debito pubblico del nostro paese. La costituzione, diciamo, governo Letta, la copertura finanziaria. Allora, quindi sì, non è solo poi che non sia stata rispettata per decenni, un altro discorso. Non è come dici tu, perché come è noto c'è una linea anche all'interno della maggioranza che sostiene la tesi che questo problema è relativo, la priorità è un'altra, quindi non è così scontato. No. E io per esempio penso che l'idea di valutare in una fase successiva la auspicabile blocco dell'aumento dell'IVA e la rimodulazione dell'IMU non sia una scelta di rinvio, ma sia una scelta che sostanzialmente condivide questa scelta, ma vuole farla a ragion veduta. Invece ha adottato alcune misure che vengono naturalmente trascurate, quelle che non comportavano un impegno di spesa. C'è stato un decreto qualche giorno fa teso a semplificare, teso a incoraggiare un programma di investimenti. Insomma, secondo lei deve andare avanti. Vedremo, se posso finire. Certo. Vedremo che cosa accadrà nel Consiglio dei Ministri sui temi del lavoro nella giornata di domani. Ora, questo è un aspetto. Ma poi la vera grande sfida è che questa maggioranza o affronta il tema delle riforme, delle uniche riforme che può fare, cioè quelle istituzionali della legge elettorale, per rimetterci nelle condizioni al più presto di andare al voto in una situazione di questo tipo, anche utile per il Paese, oppure vuol dire che si sta giocando allo sfascio. E io penso, lo dico sinceramente, questa è una... è un'ipotesi politica, attenzione, questa è un'ipotesi politica, cioè l'idea che per uscire da questa situazione bisogna sfasciare tutto e poi si vedrà, è un'idea. Ma poi se dovesse affermarsi quest'ipotesi, secondo lei ci sono le nuove elezioni o invece Napolitano non scioglierebbe le Camere? Ecco. Ci sono altre maggioranze, quello che farà Napolitano, ovviamente io non sono assolutamente in grado di prevederlo. Io ho ascoltato il discorso di Napolitano in occasione del suo insediamento e Giorgio Napolitano ha fatto un discorso molto severo alle forze politiche e ha detto che, come dire, se non si assumeranno le proprie responsabilità, lui li metterà nuovamente di fronte alle loro responsabilità. Questo ha detto Napolitano nel discorso. Quello lui, che farà però che non lo so e non riesco a immaginare. Io insisto, credo che a questa situazione
non ci sia in questo momento altra alternativa, ma questa situazione ha senso se si misura subito con queste questioni, altrimenti anche questa situazione contribuirà ad aumentare le ragioni dello sfascio. Allora, Mario Secchi, che voleva fare domande, molte cose da dire, mi piacerebbe anche un commento sul Caimano. Beh, Caimano è fantastico, nel senso che devo dire una peggenza, no? Ma ai registi capita questo, il cinema serve a questo. Poi uno può condividere o meno, però fa impressione. Anche gli anni. I sette anni e l'interdizione sì, del Feo. Anche i giorni del rinvio, se non sbaglio. Quindi è davvero illuminante. Volevo provare a tessere le fila di quello che è stato detto, perché se ho capito, Cicchitto e La Torre, qua la situazione mi pare che sia la seguente. La sentenza comunque impatta notevolmente sulla vita del governo. Avvicina il voto, è inutile che stiamo a discuterne, non sarà immediato, ma lo avvicina, rafforza Berlusconi, che potrà anche governare dal divano di casa. Non conta poco la sentenza in sé in questo, cioè il ruolo politico di un leader si svolge in moltissime forme. Berlusconi è già di fatto fuori dai ruoli esecutivi di governo, no? Ma continua a svolgere la sua leadership, quindi questo è interessante. L'altra cosa, ci sarà sicuramente un dibattito interno nel PDL, ma io penso che ci sarà anche un dibattito parlamentare Cicchitto su questo molto presto, sia alla Camera che al Senato. L'altra cosa è che l'idea di pacificazione tramonta definitivamente, quindi tramonta anche la transizione ordinata verso un altro capitolo della vita politica italiana, il che significa che non solo si avvicina la data delle elezioni, ma sicuramente avremo delle turbulenze, queste sì, anche presto, all'interno dell'esecutivo e del quadro politico. E l'ultimo elemento, la vera incognita, ma non troppo, perché La Torre qualcosa l'ha detta, si chiama Giorgio Napolitano, che è il vero dominus della situazione. In un quadro completamente spappolato, con il PD che deve cercare il suo futuro leader. Ma secondo te cosa farebbe? Scioglierebbe le Camere se ci fosse? Beh, Napolitano non esiste. O il rischio poi per il PDL è quello che magari decidono di andare alle elezioni, ma Napolitano non li fa andare. Napolitano è molto rispettoso della Costituzione, ovviamente, ma anche del quadro politico. Napolitano, se non vedesse un quadro politico favorevole a collaborazione fattiva dei partiti, scioglierebbe certamente le Camere. Napolitano è stato promotore di questo governo anche perché gli hanno chiesto, l'hanno implorato di restare, ma è il primo a dire, lo ripete continuamente, lo fa come pungolo, che questi devono arrivare al dunque, al nocciolo della questione, altrimenti le conseguenze possono essere le più varie. Domanda, quali? Napolitano, le sue dimissioni. Lui ha la nuke option, no? L'opzione nucleare, cioè può dimettersi. Gli hanno chiesto di restare, non voleva restare, può mettere le sue dimissioni sul tavolo. La seconda, altrettanto forte, è il potere di scioglimento delle Camere. La terza è quella di promuovere un'altra iniziativa politica con una maggioranza diversa o con la stessa ma con personaggi diversi, eccetera. Quindi, come vedete, l'uomo che ha il vero potere in mano è il Quirinale, ma non ci sono dubbi che questo sia un passaggio ormai molto stretto. Io penso che si avvicini il voto e che il voto ci sarà entro 18 mesi a questo punto, il tempo di fare le riforme. Allora, io vorrei sentire naturalmente Alessandra Ghisleri su... sì, diciamo... io vorrei dire qualcosa. Sì, dopo. Non mi pare che... però volevo sentire Alessandra Ghisleri sulla, diciamo così, sulla popolarità delle larghe intese e se effettivamente ci sia una, come dire, una popolarità, un riscontro possibile in termini di numeri demoscopico sulla pacificazione, sul valore della pacificazione, o se invece... appunto, ma, magari. Guarda, tutto parte dal fatto che
quando noi facciamo i sondaggi e le rilevazioni, la parola che viene utilizzata di più dalle persone che noi intervistiamo è noi cittadini, il cittadino. Spesso e volentieri la politica non utilizza le stesse parole. Il confronto di adesso, l'unica persona di cui si è parlato come cittadino è Silvio Berlusconi. Allora cosa accade? Accade che il governo di larghe intese è stato concepito ed è piaciuto perché avrebbe dovuto cambiare per ognuno dei cittadini la vita politica, la vita economica personale. Quindi IVA, IMU, eccetera, sono questioni che pesano notevolmente nelle tasche degli italiani e sui quali ciascuno pone dei giudizi. Alla domanda diretta, ma pesano di più sul governo, sulla stabilità del governo Letta, le cause di Berlusconi o l'economia personale, il cittadino per il 70% risponde l'economia personale, quindi IMU, IVA, eccetera, eccetera. Quindi la domanda di prima era dove si andrà, ma chi? Il cittadino? O il paese? Queste sono le cose che ogni giorno noi rileviamo e ci confrontiamo con i cittadini e vediamo che non trovano risposte. Quindi man mano le risposte non vengano date, maggiore sarà l'aumento della distanza tra i cittadini e il governo. Quindi tutte le azioni che devono essere fatte dovrebbero avere anche delle tempistiche relativamente brevi. Perché questo si aspetta il cittadino che va a votare. Ecco perché diminuiscono le affluenze, ecco perché, ma l'abbiamo detto più volte, c'è un distacco lontano, perché non è un distacco di linguaggio, è un distacco di interesse. Le chiedo un'ultima cosa che riguarda poi l'esito delle elezioni siciliane. Non ne abbiamo parlato oggi, no. Però c'è stata a Ragusa, ha vinto il candidato 5 Stelle. Ponte. E poi c'è Messina con il No Ponte e che in ogni caso il Partito Democratico ha vinto in una sola di queste tre città, delle città al voto. E le chiedo se questo fa dire che in realtà il Movimento 5 Stelle, che sembrava molto penalizzato dalla precedente tornata, sia sufficiente a dire che poi non è vero che è così in difficoltà. No, allora, a livello nazionale il Movimento 5 Stelle viaggia, almeno nei nostri dati, tra il 15 e il 16%, quindi comunque è sempre una forza politica importante. A livello locale, in questo caso specifico, emerge ancora di più la forza politica di Grillo quando agisce sul piano locale, cioè quando il Movimento 5 Stelle interviene utilizzando e parlando ai cittadini delle sistematiche problematiche che ci sono in ogni territorio. Così è stato a Parma all'epoca e così è in questo caso in Sicilia. Però abbiamo detto che non aveva funzionato invece sul piano locale, che erano proprio le sue difficoltà a trovare no. i candidati. No, precedente tornata. Sì, i candidati non noti, ma le argomentazioni, cioè Parma c'era quando un inceneritore, qui c'è un fonte. Quando c'è un argomento forte. Un argomento, allora, perché poi a Roma non c'era l'argomento forte, certo. C'era la battaglia e soprattutto non era conosciuto. Anche nelle altre situazioni non c'è stato un cambiamento, cioè a Brescia non è che improvvisamente la battaglia si era svolta su delle tematiche locali importanti, certo. Si era svolta invece tra PD, che comunque col centro-sinistra alle elezioni amministrative ha fatto un'alleanza più larga di quella con cui si è presentato alle elezioni politiche. E quindi anche questo è importante, perché l'alleanza del PD alle amministrative è diversa dall'alleanza che si è presentata alle elezioni politiche. Sì, cioè, poi mancano anche dei candidati diversi, infatti, certo. Naturalmente e questa analisi c'è candidati da dire. Allora, certo. Abbiamo pochissimo tempo, ma voleva parlare Cicchito, sì. Voleva dire la sua sul Caimano. Volevo sul dire Caimano. Uno che attenzione, perché c'è un complesso che attraversa la vita politica italiana, che è quello di Piazzale Loreto, e che ha riguardato, in una situazione democratica, ha riguardato Craxi, ha riguardato Forlani, e che oggi riguarda la demonizzazione di Berlusconi. Secondo me c'è un dato di inciviltà e di imbarbarimento col quale dobbiamo fare i conti. Primo dato. Secondo dato, secondo me quello che noi, se riusciamo a raccogliere, malgrado il bombardamento giudiziario a cui siamo sottoposti, il massimo di spirito costruttivo è riuscire in tempi rapidissimi a intervenire sull'IVA, sull'IMU, sulla detassazione e a fare il minimo di riforme istituzionali ed elettorali possibili e poi andare ad elezioni. Questo quindi è il 18 percorso mesi. Razionale costruttivo contro il quale è in atto un bombardamento
da parte di un nucleo di magistrati rivoluzionari. Posso dire una cosa solo sull'analisi che faceva la Ghisleri, solo una parola? Sì. Mentre tutta la prima parte della sua analisi io sono totalmente d'accordo, sulla seconda parte un aspetto che non va trascurato è che quando ai ballottaggi locali contro il candidato del centro-sinistra ci va un grillino, l'elettorato del centrodestra mediamente si orienta a votare il grillino. C'è anche questo aspetto. Io invece non votare il centro-sinistra. Esatto, per non votare il centro-sinistra. Esatto, esatto. Esatto. Ma non è un aspetto. No, è una parte questo per dire che non vedo io in questo risultato elettorale un cambiamento di tendenza rispetto alla vicenda. Ecco, questo volevo dire. Nel senso di questa mia sensazione. Detto prima, ci sono milioni di elettori che siamo in testa. Allora, cercano un modo di. Ultimissima domanda, però, con un sì o un no per Cicchitto, che scrive Repubblica, Carmelo Lo Papa, che Berlusconi avrebbe detto di essere deluso da Napolitano. Secondo lei è così? Lei quello che gli chiedevo prima anch'io. Ma secondo me tutta questa vicenda non dipende da Napolitano. No. Né poteva fare niente, ovviamente. Ma ci avete creduto a questo scenario della pacificazione o no? Ma la pacificazione è un quadro più generale. Poi che ci fosse un nucleo di magistrati che aveva intenzione di buttare per aria tutta la cosa, secondo me è scritto in partenza, indipendentemente da Napolitano, da Enrico Letta e anche da Gesù Bambino, per dirla così. Quindi questo elemento di delusione secondo lei non c'è da parte di Berlusconi nei confronti del Quirinale? Ma credo che ci sia più che delusione indignazione rispetto a quello che gli stanno facendo con un processo indiziario. Ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti naturalmente, dopo di noi Coffee Break, Omnibus torna nella versione notturna con Flavia Fratello intorno alla mezzanotte, noi ci vediamo domani.